abbiamo già visto, amici del Museo dello Sport, armando i microfoni. Le prime immagini ci hanno mostrato la nostra piazza in una giornata di sole, anche con un avvenimento che fra un po' assisteremo. E abbiamo la musica che ci vuole accompagnare in questa nuova struttura, questo nuovo abbellimento della piazza di Piazza Verdi, con questi archi che sono stati un po' discussi, un po', come si dice, messi sul patibolo, però vedo che in realtà un po' di gente domenica, oggi sarà perché è la giornata che è stata dedicata, ma un po' di gente si muove o per curiosità o perché la città offre non molto, e questo è un unico punto dove si può, diciamo così, trovare qualche scorcio sotto questi archi luminosi, specchi. Ci sono varie cose che in realtà ci possono forse innamorare, forse fare credere qualsiasi cosa, però questo stilista, questo architetto ha lavorato in maniera determinante, perché ha giocato sulle varie fasi della piazza, con acqua che ricorda il nostro mare. Insomma, anche la voglia di essere inquadrato sotto questo arco per una fotografia forse è un segno di trasporto, può portare novità, e lo specchiarsi, i colori, insomma, tutto fa. Tornando alla musica, siamo qui con il professor Bacci, che sta preparando, diciamo così, la sorpresa per questa sera, l'allietimento. Allietimento si può dire, sì, allietare la serata con la musica riprodotta dal conservatorio. Il conservatorio viene in piazza, sì, noi siete siamo un po' più a sopra, due passi siete da sul poggiolo, e ora siete, è la nostra piazza, in piazza. E tanto così, due impressioni intanto sulla piazza, perché è un po' confronto con la città, no? Con quello che è il modo per comparametrarci, no? Ci vediamo qui. È l'occasione anche per i ragazzi che, mentre suoneranno, riscuoteranno anche successo. Anche la musica in sé accomuna sempre, perciò qualcosa di nuovo fa. Due impressioni di questa giornata e di quello che riuscite a fare oggi. Sì, quello che sarà un intervento breve, perché serve più che altro come complemento della giornata, quindi sarà un momento verso le 17, una mezz'ora di musica, un po' la più varia. Ovviamente faremo musiche di Giuseppe Verdi, perché per noi massima soddisfazione è quella di suonare nella piazza intitolata al più grande musicista italiano, quindi noi siamo felicissimi di essere qui. Poi siamo contenti perché accomunare l'inaugurazione di una piazza così importante per la città, una piazza che fatto discutere, e per fortuna, se l'arte non facesse discutere non sarebbe interessante. E quindi, come noi siamo un gruppo di sassofono, uno strumento che ha sempre fatto discutere, addirittura era grandi stato fiati, insomma, grandi fiati. gli ottoni, il sassofono, uno strumento addirittura lo strumento degenerato. Allora, come noi siamo orgogliosi di suonare questo strumento moderno e così versatile, e così siamo contenti di stare in questa piazza così all'avanguardia, così di rottura rispetto alla tradizione architettonica della piazza, per cui siamo proprio nel nostro centro più importante. Le opinioni raccolte nel contesto, così chiedendo in giro un po' qualche discussione, si fa parlare, poi di solito il nuovo mette sempre una parola in più perché non ci si abitua, però oggi vediamo che, o perché ci siete voi o perché la piazza già riscuote un momento di curiosità, la gente si fotografa in questi riquadri. Cioè, potrebbe essere un risveglio della città, un movimento nuovo per la città, per dare spazio anche alla creatività, di storia, certo. Raccontare anche la storia. Se l'arte, un luogo, certo, dove se l'arte, si possa, se la musica non incuriosisce, è morta.
quindi solo il nuovo riesce a stimolare, a rendere più viva una situazione. Quindi noi siamo proprio contenti di spesso veniamo accusati nel conservatorio di essere archeologi della musica, no? Di fare sempre solo musica classica. In realtà lo sperimentalismo delle nostre classi di composizione, delle nostre classi di musica contemporanea è sempre attivo, per cui noi siamo orientati sempre verso il nuovo, per cui anche questa piazza con le sue novità di colori, di effetti. Facendo una parentesi, sentiamo già la musica, che in maniera anche buona. Sì, sì, è che già, sì, quello all'aperto così, è il sassofono. Cioè anche la piazza si presta. Si presta sicuramente, sia perché il sassofono è uno strumento idoneo, forse inventato apposta per essere suonato all'aperto, grazie alla sua potenza, alla sua versatilità, e quindi la preazza con il nostro strumento sicuramente è un connubio perfetto. Parlando di musica, invece, quanti ragazzi avete, insomma, più o meno, come va il conservatorio in questo momento? Cioè, avete ragazzi, avete promosso già qualche ragazzo più in su, insomma, qualcuno si è già inserito in qualche orchestra, come conservatorio, diciamo così, cosa ha prodotto il conservatorio fino ad oggi? Il conservatorio è una scuola di alta formazione musicale, per cui gli studenti che escono dal conservatorio sono pronti per entrare nell'attività professionale, sia in orchestra, sia nell'insegnamento, sia nel campo musicale in generale. Il conservatorio va abbastanza bene perché le iscrizioni sono ancora numerose, soprattutto alcune classi che sono molto molto forti. Soddisfazioni tante, perché noi abbiamo, con il nostro gruppo per esempio, abbiamo 25 partecipanti alla nostra formazione, sia giovani studenti, sia diplomati, sia sassofonisti già in carriera, per cui la nostra formazione è una formazione che dà tantissime soddisfazioni. Abbiamo per quest'anno un nutrito calendario di concerti, per cui insomma il lavoro è impegnativo e anche soddisfazione, lavoro perché fare, lavoriamo una bella collaborazione fra tutti i ragazzi, con tutti i ragazzi, si può creare anche veramente qualcosa di buono. Sì, anche soprattutto con altri conservatori, perché per esempio nel mese di marzo siamo a Siena e a Firenze a fare dei concerti in scambio, per cui è un'attività che dà veramente tante soddisfazioni e dà dei risultati dal punto di vista didattico molto, molto forti. Molto importanti. Ora ci prepariamo, facciamo ancora qualche immagine, intanto voi vi preparate, poi sentiremo questa musica di Giuseppe Verdi intonata alla piazza. Giusto, un onore per la piazza con la sua musica dedicata. E in questa musica cercate di portare quale messaggio? Un messaggio, come si dice, antico, moderno, oppure cioè cercando di solfeggiare in maniera più giovanile, oppure col classico vero e proprio? Col classico, che è sempre il classico, non si sbaglia mai, il più giovanile di tutti è il classico, per cui noi eseguendo le musiche di Giuseppe Verdi siamo al massimo, che le suoniamo ora e quindi siamo attualissimi. Professor Bacci o maestro, come si dice? Diciamo come è si uguale, dice. Professore o maestro. Professore o maestro, sì, non so che maestro di musica si dice maestro. Sì, però, sì, diciamo, ecco, maestro. Era maestro Giuseppe Verdi, professore, un po' più maestro. Professor Bacci, maestro Bacci. Sì. La ringrazio della chiacchierata che abbiamo fatto e speriamo di soddisfarci anche sicuramente. Perché la musica, saremo tutti insieme. Ma sicuramente la musica, quando è suonata da persone d'arte che imparano e hanno una guida, soddisfa sempre. Non sarà poi il massimo della scala, però questi ragazzi scala, questi ragazzi si preparano per questo, certo, no? Il lavoro è questo. Se si nascesse già imparati, allora le scuole non servirebbero a nulla. Si sta insieme, si studia e poi piano piano i risultati si vedono col sacrificio, con grazie, l'impegno. Arrivederci, grazie a lei. Alla musica. Prego. Ci vediamo più tardi sotto. Grazie. Ringraziamo il maestro Bacci, il professor Bacci, sono vari modi di vedere e interpretare il grado del professore, no? Che insegna musica, ma di solito hanno più piacere quando si chiamano maestri, perché effettivamente è un maestro di musica che si prodiga a dare a questi ragazzi delle nozioni importanti, vitalizie, perché sarà per loro poi il domani.
veramente una sola, ma è una sola, ho fatto solo delle cazzate. Hanno finito. È venuto Marisau, però che fai di meglio. Tutto, abbiamo guardato anche e abbiamo avuto la possibilità di vedere anche i mosaici. Abbiamo avuto l'occasione anche di vedere i mosaici, un'occasione importante. Oggi abbiamo anche la musica, siamo con Corrado Mori, assessore del Comune della Spezia, che è qua in supervisione, tanto per assistere e dare anche conforto a quello che sta accadendo oggi. Ci racconti un po' quello che in realtà oggi definisce la piazza, questo dare il via ufficiale, un po'. C'è già stato, però stasera penso che sia quello ufficiale al massimo, perché la piazza è perfetta, no? Si consegna chiave in mano. Sì, la piazza oggi è completata. Abbiamo realizzato i pilieri laterali che collegano insomma, la parte monte con la parte mare, che sono queste strutture bianche che alla sera si colorano di una luce blu. Abbiamo messo l'acqua nelle fontane e ora la piazza è davvero completata. E oggi abbiamo deciso di consegnarla nuovamente alla città, però con delle visite guidate, una scoperta ai contenuti della piazza. Le piazze sono delle finestre sul mondo che spesso ci raccontano del passato, del trascorso. Qualche volta, oltre che del passato, ci raccontano anche del presente. Ecco, Piazza Verdi è una piazza che sa raccontare sia del trascorso, del passato, con questi palazzi d'epoca. Abbiamo il palazzo delle Poste, di Mazzoni, abbiamo i palazzi ottocenteschi, novecenteschi
delle strutture scolastiche, abbiamo lo stile Liberty e poi abbiamo anche l'arte contemporanea, l'arte moderna, l'arte contemporanea con questa, appunto, questo nuovo metodo che si chiama arte ambientale, dove una piazza dal punto di vista architettonico fatta per essere accogliente, per vivere, si interseca con degli inserti di arte moderna come i pilieri e i portali di Daniel Burelli. Siamo in un contesto europeo, una piazza europea, uno spazio nuovo, uno spazio riconquistato alla città, basta pensare come era prima. Prima non si poteva nemmeno parlare di una piazza, era uno slargo, quattro corsie per parte con uno spartitraffico di pini nel centro e i parcheggi laterali. Oggi è uno spazio dove la gente può vivere, può conversare, uno spazio accogliente, uno spazio che potrà essere anche il motore turistico della città. Molti turisti, molte guide, molti tour operator ci chiedono di spiegarci Piazza Verde. Lo stiamo facendo, abbiamo fatto dei corsi per le guide per poter mettere al corrente tutti quanti dei contenuti della piazza. Insomma, un bello spaccato, perché abbiamo tolto un po' i pini della natura, però abbiamo portato in piazza le persone che prima passavano solamente frettolosamente in macchina, senza soffermarsi e senza dare uno spirito contemplativo alla piazza. Una piazza che, cioè, irrompe un po' queste cose, questi archi che sono, però in definitiva oggi guardavo che c'era un movimento e di interesse e di leggero disappunto, ma forse più interesse perché guardavano come potersi mettere per fare una fotografia. Forse è, bisogna dare tempo alla crescita del moderno. L'arte moderna, l'arte contemporanea divide, è sempre stato così, dai tempi di Giotto in poi, chi costruisce il nuovo si scontra con chi apprezza ancora il vecchio, il trascorso. L'idea, la suggestione è quella di far convivere il vecchio col nuovo, l'antico con il recente, insomma, no? Dando così a chi vive la piazza tutte le informazioni del caso. Ci danno informazioni del passato, 1933 il Palazzo delle Poste, il Novecento con il Palazzo degli Studi, lo stile Liberty e poi anche appunto il contemporaneo, l'era in cui viviamo. Le piazze ci danno le informazioni del tempo che siamo, insomma, no? E questa è una piazza che ci racconta del tempo che viviamo adesso. Insomma, stasera attacchiamo la spina. Stasera poi ci sarà Piazza Verdi di sera, insomma, con l'illuminazione. E la musica. E la musica del conservatorio, che è stata veramente... Devo ringraziare gli operatori delle poste, il direttore che ci ha consentito di aprire la torretta con i mosaici di trampolini. Abbiamo anche la parte dell'annullo postale, le cartoline della piazza, sia con gli schizzi di Daniel Burelli che con le fotografie, con l'annullo postale. Insomma, una giornata importante, significativa, che ci consegnerà un bel ricordo. Il maestro mi dice, musica dedicata a Verdi, sì, a Piazza Verdi. Certo, Piazza Verdi musica dedicata a Verdi. La ringrazio, Assessore, grazie per questa panoramica. Ci volevano, grazie di nuovo. Attendiamo ora la musica, il concerto che siamo quasi pronti a vedere e vediamo come le seggiole sono già state predisposte e aspettiamo così il via. Per lui siamo professori, siamo più vecchi, si riconosce facile, però quest'altri sono, molti di questi sono in carriera, insegnanti, concertisti, ma molti sono ancora studenti qui dietro le poste al conservatorio. Per cui il nostro lavoro è tutto basato sulla didattica,
però per fare meglio la didattica ci divertiamo facendo i concerti. Quindi vi salutiamo con un brano di Giuseppe Verdi, lo dice la parola, buon ascolto. Thank you.
Abbiamo terminato la serata con il concerto, siamo tutti contenti di questi ragazzi che hanno suonato la musica di Giuseppe Verdi e questo è stata la chiusura e Piazza Verdi così praticamente l'abbiamo consegnata, è stata consegnata al cittadino in toto e per toto. Abbiamo le luci accese che inquadrano la parte più ampia della piazza e tutti gli archi che sono illuminati e con i loro specchi danno quegli effetti particolari. Ma no, ma non è il caso.